Siamo a Taranto in piazza Garibaldi, è davvero forte la protesta di movimenti, associazioni e cittadini pro aeroporto di Taranto Grottaglie. Con ironia si mettono in evidenza le false promesse, le promesse mancate da parte del governatore di Puglia Emiliano con riferimento ai voli passeggeri da e per l'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Basta con i bluff, Taranto deve volare. Allora vedete, ho alle mie spalle una nutrita schiera di guerrieri, tra virgolette, per i voli, a favore appunto dei voli passeggeri, un manifestino ironico, simpatico, realizzato graficamente ed intellettualmente da Gianluca Casamassima, insieme ovviamente all'apporto di idee che movimenti e associazioni hanno appunto fornito. Ma è un qualcosa di simpatico, e bisogna ridere per non piangere, perché poi se parliamo di alternativa all'Ilva, il turismo è la prima risorsa, e mi sembra davvero folle voler parlare di turismo tarpando le ali ai voli civili. Allora, siete tanti, allora ognuno di voi si presenta la propria associazione e dice il proprio pensiero in merito all'evento di stasera. Abbiamo anche una bella bambina che ci allieta con la sua spensieratezza, ecco, un avio combattente, la sua spontaneità. E allora, intanto diamo la priorità alla collega Cinzia Morosini. Grazie. Grazie mille, Luigi. Beh, io dirò soltanto che appartengo all'associazione di promozione sociale Progentes, ma diciamo che qui ci sono oltre associazioni, ci sono anche parecchi cittadini che arriveranno, fra l'altro altre persone tra poco. Stiamo facendo un'operazione di volantinaggio, chiediamo non solo al presidente Emiliano della regione Puglia di permetterci di usare finalmente il nostro aeroporto, perché ne abbiamo diritto, perché è un'infrastruttura gioiello, è una di quelle cose che ha Taranto, di quei gioielli da cui deve ripartire il riscatto di questa città e di tutta la terra ionica. Non toglieremo niente a nessuno, perché un aeroporto praticamente noi riteniamo che faccia crescere, faccia sviluppare il luogo in cui si trova, quindi anche l'occupazione cresce e cresce tutta la comunità in definitiva. Uno alla volta, perché siete davvero tanti. Un ultimo appello soltanto ai nostri amministratori, cioè rappresentanti istituzionali di Taranto, oltre che al presidente della regione Puglia Emiliano, perché noi sappiamo che la società Aeroporti di Puglia dipende, è di proprietà della regione Puglia, quindi ci rivolgiamo al presidente, perché questo è un problema politico e non di compagnie che non ci sono, e ci rivolgiamo ai nostri rappresentanti istituzionali, perché fino adesso purtroppo ce ne sono molti che sono molto silenti su questa questione, purtroppo. Buonasera a tutti, sono Stefania Bellanova, presidente dell'Associazione Puglia Internazionale. Io sono qui perché mi occupo di turismo da circa 15 anni, sviluppo un portale che si chiama tarantoturismo.eu e ho avuto a che fare con molti operatori turistici nell'arco di questi anni, collegati anche alle fiere importanti internazionali dove noi abbiamo partecipato. Quello che dico sotto l'aspetto turistico e che vedo che manca ovviamente è lo sviluppo di questa infrastruttura, che non è mai stata presa in considerazione dalla nostra regione Puglia, e quello che sottolineiamo è che un'infrastruttura nasce, cresce e si sviluppa e dà occupazione se fa movimentare anche e soprattutto i passeggeri. Signori amministratori, buona serata. Peluso Filomena, cittadina. Volevo solo dire una cosa, Emiliano, mantieni le tue promesse, siamo stanchi di aspettare, Taranto ha diritto di volare. Voglio andare dall'ideatore del manifesto, Gianluca Casamassima. Gianluca Casamassima, io sono qui come libero cittadino e niente, io sono, come ben detto tu, il manifesto è stato fatto apposta per sensibilizzare Emiliano e finalmente che prenda coscienza che Taranto è stanca di essere presa in giro da Bari soprattutto, e soprattutto anche dai politici pugliesi e tarantini. Io lancerei un'idea, lo consegnerei al posto vostro proprio di persona da Emiliano.
ad Emiliano? La speranza è questa. Ho disegnato un'archita che guarda con stupore i voli dei droni che Emiliano vuole mettere su Taranto. Noi siamo stanchi di questo, vogliamo voli passeggeri e basta. Penso che Emiliano, come al solito, sorriderebbe, farebbe promesse e prenderebbe per i fondelli, ormai è il suo modus operandi. Eccoci con Ciro Petrarulo nella veste di... Lui è consigliere provinciale. Posso permetti di dire triplice veste? Da uno è Trino. Eh sì, consigliere provinciale, presidente dell'associazione Utopia di Grottaglie e controllore del traffico aereo. Quindi io lavoro da 32 anni nel traffico aereo e forse un minimo di esperienza l'ho fatta. Ed è, consentitemi l'espressione, una bestemmia che viene perpetrata oramai da anni, il non voler utilizzare per scopi commerciali e civili una struttura funzionante, una struttura esistente, dove serve pochissimo, potrei dire serve solamente volerlo. E non si capisce il perché Emiliano non lo faccia. Molto semplice, perché lo sapete meglio di me, perché Bari e Brindisi devono fare i comodacci propri e Taranto, gli aeroporti di Bari e Brindisi devono fare i comodacci propri e Taranto deve affossare, questa è la verità. Questa è una paura, è una realtà. Perché c'è una fetta di mercato. Sì, no, ma dico, il loro timore genera la paralisi per Taranto. Chi lavora sui brand, chi lavora nell'ambito commerciale e turistico sa perfettamente che c'è una fetta di mercato che al momento non è impegnata in quella fetta di mercato, potrebbe tranquillamente inserirsi Grottaglie senza voler togliere nulla né a Brindisi né a Bari. Cavalier Alfredo Luigi Conti. Mi ero nascosto. No, ti ho scovato perché ci conosciamo da lunga pezza, ci sfottiamo anche su Facebook. Sì, vero, però ci vogliamo. Certo, una battaglia da condividere, una battaglia di civiltà. Questa è l'associazione, movimento? Presidente del movimento Taranto Diritto di Volare. Allora, questa è l'ennesima manifestazione pro aeroporto. Luigi, tu ci segui da tanti anni, pertanto sai benissimo che con noi costantemente cerchiamo di portare avanti questo discorso, questo progetto. Progetto che sicuramente è di facile attuazione, basta che lo si vuole politicamente. Sembrerebbe che questo non accada, anzi non accade, perché ci si indirizza in altri segmenti riguardanti il sedime aeroportuale, come lo spazio porto, che noi non siamo contrari, come Taranto Diritto di Volare, la sperimentazione dei droni, i test band, va benissimo, però sappiamo anche bene che in primis questa comunità, tutto l'arco ionico, vuole avere il suo aeroporto operativo. Questo è quanto. Al suo fianco? Sono Cosimo, anche io faccio parte di Taranto. Cosimo? De Florio, faccio parte anche io di Taranto Diritto di Volare insieme all'amico Alfredo e appunto la gente di Taranto è stanca tante promesse da parte del presidente Emiliano. Adesso ci vogliono i fatti, perché comunque Taranto è stanca, come tutti noi tarantini, ci vogliono i fatti, basta con le parole. E per concludere, Gianluca Casamassima, concludiamo. Io nei giorni scorsi ho avuto modo di intervistare l'onorevole Alessandro Ermellino, che evidentemente forse avrà avuto problemi con il caldo, perché il sole le ha fatto dire che i voli passeggeri da Grottaglie, da Taranto Grottaglie a Rlotta non devono esserci, perché sennò danneggerebbero l'economia barese e brindisina. Noi siamo tarantini, detto da un deputato tarantino, la cosa veramente mi inorridisce. Voglio sperare che sia stato il caldo a tirare questo brutto scherzo, ma se noi pensiamo che i nostri deputati tutelano il territorio in questo modo, c'è davvero da piangere. Ora questa sera stiamo cercando di ridere, di sorridere, di metterla sotto il piano dell'ironia, ma tra l'inquinamento dell'Ilva, l'inquinamento dell'Eni e il turismo morto, ucciso, ci sarebbe da piangere, non da ridere. Beh, in questi anni abbiamo avuto sempre lo stesso problema, pochi politici che hanno veramente voluto il bene della città e anche con i 5 Stelle per i quali abbiamo sperato davvero che le cose cambiassero, dandogli un bel nutrito sostanzioso voto,
abbiamo perso anche con loro ogni speranza, perché evidentemente siamo baricentrici, non ci sono altre spiegazioni. Concludiamo. Io credo che lei forse ignorasse in quel momento un po' tutta quella che può essere l'attività aeroportuale. Non è sicuramente ciò che diciamo lei presenta come idea, e in più la devo immediatamente tacciare nel dire determinate cose. E non lì c'è un movente politico che è la linea dell'onorevole De Lorenzis e dei 5 Stelle, che non vogliono già da anni i voli passeggeri a Grottaglie. Si devono mettere il cuore in pace, perché noi continueremo a insistere e persistere.